una sorpresa per te. Guarda, ogni volta che prendi danno escono i Pokémon. Aia, no, no. Oh, anche i leggendari. No. Walkie Wake è mio. No, Walkie Wake. Mi sa che è tuo. Di chi è questo Walkie Wake, Nico? Vediamo se è un altro. Oh, ma dobbiamo trovare tutti i modi più strani per prendere danno, Nico. Non è che solamente a pugni, anche se in realtà guarda hai qua. Hai preso Walking Wake. Guarda qua. Ok, quindi ho preso Walking Wake, caro buon Nico. Da adesso abbiamo 8 minuti per cercare di prendere danno in tutti i modi possibili e spawnare i Pokémon. Sei pronto? Io ho già iniziato in realtà, ciao. Guarda. Ciao. Aspetta, vediamo cosa troviamo. Oh, niente. No, non è un leggendario, però Nico, sappi che spawnano tutti quanti a livello 50, quindi in realtà è logico prendere tutti quanti i Pokémon più assurdi, perché magari ce ne sono alcuni che sono potentissimi. Qua c'è una caverna? No, vabbè, però c'è un bel gran bel buco. Oh, ok, vediamo cosa costruiamo. No, Ursaring non sia abbastanza potente. Beh, allora, campioncini, c'è da dire che lo stiamo facendo con la nuova mod della Cobblemon. Di conseguenza ci sono tantissimi Pokémon che possono spawnare e soprattutto super fighi, caro buon Nico. Cioè, non è così semplice come cosa. Come sta andando a te? Cosa hai trovato per adesso? Io ho un'idea per prendere molto danno molto velocemente. Cosa? Molto efficientemente. Ah, c'ho un'idea io. No, Nico, non dirmi che stai andando. Ci sono due di idee qua. Io lo so molto bene. Tu stai andando a prendere danno sott'acqua e così piano piano farmi. Guardalo! Non c'ho parole. Non c'ho parole. Guardalo dove sei incastrato, Nico. Guarda che c'è anche un altro metodo. E lo so, prendere danno per colpa della gravel. Bravo. Guarda. Vediamo. Oh, no, Nico! Quanti... Ciao, Risardo mio! Aspetta, aia! No, Nico, sei pronto. No, c'è un Rayquaza! Grazie! No, quello lo voglio! Nico, vabbè, mi stai farmando tutti i Pokémon. Poi vedo quali usare. Ma scusa, se Porygon prende danno, spawnano Pokémon anche? Charizard, non dovrebbe succedere. Ci sta, è fighissimo, eh? Allora, ho preso un Charizard, ma tu hai spawnato una quantità di Pokémon incredibile! Bello questo Scalar Digi. Io per ora sono contento perché ho Walking Wake e Rayquaza. Però adesso io quasi faccio la tua stessa tecnica. In più farmo della sabbia, perché in questo modo posso prendere danno anche da soffocamento, che... Però sai che non so se è una buona idea, perché aiuto. Nico, sto notando che nella mappa sopra la mia testa ci sono una quantità di Pokémon incredibili. Mi spaventa un po' questa cosa. Potremmo buggare e far esplodere il server. La grave non te la consiglio. No, non so perché, Nico, ma Xerneas. Cioè, sto partorendo dei Pokémon. Oh, non mi rubare i Moltres e Xerneas, eh. Non ci provo. Ah, non ne ho preso neanche uno. Neanche uno. Mi piace. Allora, no, solo due di sabbia. Ne voglio un altro. Dannazione, vieni qua, per favore. Ok. Te lo consiglio, poi non. Perché, voglio fare un piccolo test. Allora, qua, no, ok, facciamo così. Aiuto? Aspetta un attimino, che qua c'è da fare tutto quanto un'infrastruttura incredibile. Ok. Allora, con calma. Infrastrutture, proprio il mio pillar di PC. È bellissimo, Nico. L'effetto è fighissimo. No! Ah, perché prendono danno dalla sabbia. Allora, perché sai cosa dobbiamo fare, Nico? Bisogna fare una gabbia attorno a se stessi. Ah, no. Sì, bisogna valutare il mio metodo, fidati. Guarda, cos'è il tuo metodo? E ho fatto una scala innovativa. Hai fatto una scala di PC, Nico? Sì, ma guarda che funziona molto bene. Ma come fa a funzionare bene? Guarda, la mia tecnica è molto più bella. 1, 2, 1, 2. Ora, se tecnicamente la mia logica funziona bene, io in questo modo non so quanti. Ne sto spawnando tanti, Nico? Sì, ma non. Aspetta un po'. Come sa. No. Oh! C'è una canna del. No, ladro! Vabbè, no, sei un ladro. Oh, attenzione. Ne ho spawnati talmente tanti che non so più cosa prendere, Nico. Perché lì ce ne sono veramente troppi. In più, tu sei un ladro. Perché sei qua ad attendere che io prenda del danno. Ma sta cosa qua non va bene, caro buon Nico. Quindi io me ne vado a te. Cosa? Un'uccisione generale. Un'uccisione generale? Io sto cercando di fare un ponte a mo' di Bedwars con i PC, ma è impossibile. Quindi devo trovare un altro metodo alternativo. Ma credi anche con le fulminate si possa creare il danno per i Pokémon, Nico? Quello può essere, però è complicato. Io sto cercando una pozza di lava, in realtà. Io non l'ho ancora trovata, ma sai qual è il problema? Ci ho pensato anch'io alla pozza di lava, però potresti dar fuoco... Aia! Oh! Mi ha colpito un fulmine, Nico! Mi ha colpito! Corviknight mi ha spawnato, è fortissimo! Corviknight, vieni qua! Ma che figata! Aia! Ma è fatto apposta sto mondo, scusatemi, non me l'aspettavo così! Allora, da me sono spawnati ora, ma niente, inutili questi, completamente... Aia! No, aiuto! No! Mi ha preso fuoco con... No, Cofagrigus! No, che è il mio Pokémon preferito, eh! E dai! Ma non era Dragonite.
Lo so, ma in questa serie... Aia, aia, aia. Nico, ma quanto danno stai prendendo te per caso? Tanto? In realtà no, però mi fanno comunque paura. Allora, mi fanno... Ah, ancora? Altra fulminata, nessun leggendario. Peccato. Aia! Ok, ora... Niente. Executor mio. Executor di Alola o base, no, Nico? No, quello normale basso. Ah, ok, ok, ok. Aia! Ma quanto dura sta tempesta, dannazione! Allora, Golduck, niente. Gabite, nulla. Mamma mia. Aia, aia. Oh, 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 oh! Ho due cuori. C'ho un cuore in mezzo! C'ho un cuore in mezzo! C'ho un cuore... Mi piace che così, piano piano, si va avanti nel tempo e sono più eventi. Carino. Bello. Ah, finita la pioggia, finita la tempesta. Peccato, perché non ho avuto neanche un leggendario, Nico. Te com'è andata? No, io ho un Dusknoir. Dusknoir, che non è un leggendario però, Nico, devo dirti. Vabbè, questa cosa. Utilizzo il caro e vecchio metodo danno da caduta, che però in realtà ho appena missato, appena failato, quindi non ho potuto fare. Quindi riproviamoci, ok? Ho trovato Nidoran, Crobat, che bello che è. Che se non mi sbaglio è stato aggiunto nell'ultimo aggiornamento, Crobat. Molto, 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 molto carino. Sai che ho zero leggendari? Zero leggendari? Io ci avrei quasi. Oh, Nico, me l'hai rubato tu. Oh, ladro! Quindi, capito, non per cattiveria. Ma sei arrivato qua da me? Vieni qua, vieni qua. Che... No, vieni qua, vieni qua. Aia, no, 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 ti elimino prima io perché poi tu vuoi farmarmi. Là, eccolo. Nagana è del mio... Ma che poi non è così forte, Nagana. Ma che dici? Siamo tutti quanti livello 50. Conta quindi l'esperienza, la forza di vari Pokémon. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Alexa, quanto manca la fine del timer? 1 minuto e 40 secondi già, Nico? Non me l'aspettavo. Allora, come faccio a prendere ancora da... c'è un Typhlosion, io me lo prendo. Allora, abbiamo ancora 1 minuto e 40. Quindi non so se sfruttare il metodo acqua ancora, che secondo me era il più infallibile, oppure danno da caduta. Solo che quello è bello macchinoso, caro Bonnicuz. Facciamo così, mi allontano ancora un pochino. No! No, 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 no! E vabbè, ma mi pare esagerato. Però mi colpisci, Wither, ok? Beh, non è male, hai ragione, Nico. Non me l'aspettavo però il Wither dopo la tempesta. Allora, preso danno. Ma tutto ciò ce l'ha con i Pokémon, non con me. Ma una domanda per te, Nico. Ma i Pokémon si possono widerare? Secondo te? Non metta grosso, me lo prendo. Grazie, 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 grazie. Ho un cuore e mezzo. Peccato che potrei morire da un momento all'altro. Aiuto. Ok, sono stato eliminato. Sai cosa vuol dire? Cosa vuol dire, Nico? Che l'hai eliminato? Come... No, è danno infinito, praticamente. Ah, siamo messi molto male. Molto, 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 molto male. Ah, c'è un Garchomp, però. Che forte. Metagross, vieni da me. Che tu in squadra potessi essere utile. Garchomp, non mi morire per colpa di Wither, per favore. Garchomp! Garchomp! Vabbè, Garchomp è morto, purtroppo. Aia! Ursaluna è forte. Vieni qua, Ursaluna. Ti prendo anche molto volentieri. Mewtwo hai trovato? Ma alla fine l'hai trovato! Questa è squadra sicuro. È pesante. Mewtwo è pesante. Wither, mi vuoi colpire che manca poco? Wither? Wither? Ok, grazie. Mewtwo me lo droppi anche a me, per favore. Wither? Aia! Ah! No, Nico, mi ha colpito di tutto di più. Sì, ho perso anche le Master Ball, ma credo che il tempo sia finito. Alexa, quanto manca la fine del timer? Alexa, stop. Tempo terminato, Nico. Tempo terminato. Mamma mia, che sfida difficile. Quanti Pokémon leggendari, conto anche Walking Wake nel caso, hai trovato in questa sfida? Ne ho solo 6. Ecco, hai già vinto il primo round e la prima sfida. Allora, quindi cerca di costruire una squadra da 4 Pokémon. Okay. Io ne ho 4 leggendari, quindi andrò a utilizzare quello. È per questo che tu hai vinto la prima sfida. Mi raccomando, però non puoi ripeterli, quindi sei 2 Rayquaza, così. Non puoi ripetere i Pokémon. Io ti sto già aspettando. Ti dico, la mia squadra è composta Walking Wake, Rayquaza, Nagana dell'Exerneas. Tu perché come sei messo? La tua squadra? Perché così voglio un attimo avvisarti su quello che andrai a sfidare, caro buon Nico. Sei pronto? Rayquaza, Mewtwo, Walking Wake. Ti ho offerto un trade, ma non voglio fare un trade. I Walking Wake? I Walk Wake. Ok, va bene, va bene. I Walk Wake. Allora, ti ho sfidato, signor campione Nikuzo. Come si accetta? Non mi ricordo. G, destra. Così. No, quello è un trade. Sbam. Sbam. Allora. Caro Bonnicuzzo. È un grande inizio, non mi piace. Walking Wake contro Articuno. Io non vedo il tuo Articuno perché è dentro al torace di Walking Wake. Sì, la fusione è Artiwake. Mi piace, mi piace. Bello Artiwake. Allora, vediamo se posso abbattere il tuo Articuno. Però io non ho mosse fortissime, in realtà, ti dirò, Quindi vediamo, ti ho tolto il 25%. Beh, tu entrambi, insomma, mi hai tolto un po' di più, mi sa. Siamo più o meno lì simili. Te l'ho paralizzato! Rimark, furbo,
De Marche furbo, ragazzi, sapeva che poteva paralizzarlo con questa mossa. Di conseguenza, gli ho fatto tanto danno. Attaccato comunque! Sì! Ma Nico, sì, tu sei troppo però, eh? Troppo! Piace. Troppo forte! Ok? Xerneos. No, c'è uno Xerneos. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Che mossa ho fatto? Xerneos. No, no, vabbè, ragazzi. Leggete qua, c'è scritto FRZ. Vuol dire che me l'ha frozenato, ghiacciato. Non è posso far nulla. È peggio la paralisi. È peggio il congelamento, perché nel congelamento non ho neanche la probabilità di poterti colpire. Invece con la paralisi ogni tot c'è la possibilità che io ti possa colpire. Mi si è però sghiacciato il campione. Di conseguenza, prossimo colpo, geloraggio, andrò a colpirti prima io. Ok, siamo un Pokémon pari, ma il mio Xerneas è messo molto male, campioncini. Vediamo però. Tentare il tutto per tutto facendo questa mossa. Ragazzi, io non me l'aspettavo però, Rayquaza. Non ho neanche colpito a questo giro. Non ho neanche attaccato. Però neanche tu a questo giro. Tu generi vita. 4%. 4% sono rimasto, eh. Ok, rigiro. Di rigenerare. Vabbè, ascolta, un pochino, eh. Non è che proprio è stato un gran salvataggio. No, 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 no. Allora, abbiamo Rayquaza al 50 contro Rayquaza al 50. Qua conta chi è più veloce tra i due. E sono io. Oh, oh, no! Brutto colpo. Mi hai fatto un critico. Io non ho veramente parole, guarda. Non ho veramente parole, Nico. Non ho neanche una mossa di tipo Drago sul mio Naganadel in questo momento. Ora sono costretto ad andare di Venoshock e fartelo fuori. Meno male. Tu hai ancora due Pokémon, però? E ne ho ancora due. E sono... Non l'ho scelto lui! Vabbè. Però lui, Drago, potrebbe averlo. Infatti. Sai, sono un po' spacciatino, eh. E infatti ha vinto Nico, ragazzi. Ma bella... non mi hai fatto neanche mettere in campo Mewtwo. Sì, è stata una bella battaglia, Nico, eh. Possiamo dirlo, però. Complimenti, bravo. Aia! Vabbè, ragazzi, con tutto quanto questo danno, noi ci possiamo fermare qua a salutare e vederci in un prossimo video. Scegliete uno di quelli qua davanti. Ciao!